Bentornati a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. La Gamescom ci regala finalmente qualche perla, oggi infatti parliamo di Godfall. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non siete già iscritti e di lasciarci qualche like o commento al video per migliorarci di volta in volta. Cerchiamo tutti assieme di migliorare queste brutte statistiche, sia con voi con il vostro supporto, sia noi migliorando di volta in volta la qualità di quello che portiamo sui vostri schermi. Siamo qua per Godfall, iniziamo! È già in realtà qualche minuto che state vedendo le immagini, la sera del 27 agosto alla Gamescom sono state rivelati parecchi dettagli che, beh, che dire, fanno finalmente rimettere in carreggiata qualche ruota che era fuori dai binari di questo treno chiamato Godfall. Sono stati presentati tre Valor Plate, il Typhoon, il Mesa e il Vertigo, e sono state svelate un po' di dettagli su tutti i Valor Plate che potremo andare ad utilizzare. Nell'intervista con IGN, durante la Gamescom, il regista Lee ha parlato a lungo di alcune delle scelte dei giocatori inerenti al sistema Valor Plate. Ispirati ai set di armature medievali, i Valor Plate di Godfall servono essenzialmente come classi di personaggi. Tutti i giocatori inizieranno con il Silverman. Se non avete visto il trailer di presentazione di questa Valor Plate, andate a riguardarvelo, vi lascio il link in descrizione, per poi andare a recuperare le altre Valor Plate, come quelle che state osservando in questo video, durante ovviamente le fasi di gioco. Lee ha descritto il set di abilità di ogni Valor Plate essenzialmente come costellazioni stellari. I giocatori saranno in grado di inserire potenziamenti in queste costellazioni, ma l'ordine e la vicinanza l'uno all'altro di questi potenziamenti possono portare versioni drasticamente diverse dello stesso Valor Plate. Ci sono 12 Valor Plate in totale, incluso il Silverman, e i giocatori possono costruirne altri raccogliendo i Valor Plate Core, oltre a varie altre risorse raccolte da nemici, forzieri e persino diverse modalità di gioco. Tutti i Valor Plate si adattano a tre diversi modelli: bilanciato, specializzato ed esotico, con alcuni orientati verso il DPS, altri verso abilità di cooldown e altri sui debuff. Ma Counterplay, lo studio di creazione, mira comunque a consentire ai giocatori di personalizzare al 100% la propria esperienza. Inoltre, la modalità Archon è un fattore importante nella scelta delle Valor Plate e Counterplay le ha progettate pensando a quattro componenti principali. Ricordo a tutti che le Archon sono in pratica le abilità finali. Le abilità Archon possono essere utilizzate dopo aver raccolto abbastanza Ethereum per riempire la propria barra, o contatore come lo chiamano loro, e ognuna è legata unicamente al Valor Plate che si sta utilizzando. Infine, Lee ha parlato di alcuni dei vantaggi del gioco in co-op, che è supportato per un massimo di 3 giocatori in totale, vale a dire, i giocatori possono rilasciare stendardi sul tabellino per influenzare i loro compagni di squadra, con buff benefici, come la guarigione AoE, o altri benefici a seconda dei tipi di missione. I giocatori possono anche lavorare insieme per provare diverse combinazioni di Valor Plate e vedere se funzionano meglio, o anche giocare tutti lo stesso Valor Plate se lo desiderano. È a discrezione del giocatore. Che dire quindi di questa nuova presentazione? Il gioco oramai è un bel miscuglio di genere, qua palesemente Warframe la fa da padrone, ma si vedono ispirazioni prese veramente da svariati titoli. Counterplay riuscirà realmente a portare questo mondo tamarro, perché dai, è un mondo tamarro, al meglio sui nostri schermi? Dovremmo aspettare ancora qualche mese per scoprirlo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti del video. Come ultima cosa, volevo farvi notare che l'IA in questa presentazione, da quello che si era visto precedentemente, è nettamente migliorato. I nemici in questo video combattono e rispondono agli attacchi, cosa che nel video precedente non facevano. Speriamo che migliorino ancora di molto l'IA nemica e che questo è tutto. Direi che noi ci rivediamo al prossimo video. GG a tutti quanti.